Giorgia ed Emanuel, lo, amore alle stelle ma mai senza crisi, il rimedio per superarla sempre. La cantante Giorgia è in procinto di lanciarsi in una nuova e avvincente avventura professionale, sarà la conduttrice di X Factor e ne vedremo sicuramente delle belle. Con Amadeus a Sanremo ha mostrato di essere perfetta anche in questa veste, con una dose di sana ironia e simpatia che non guastano assolutamente mai. Al suo fianco, sempre presente il compagno Emanuel, lo, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, il coreografo sarà ancora una volta al bancone di Amici di Maria De Filippi, edizione numero 24. Il loro amore dura da 20 anni, anche se le premesse non sono state proprio incoraggianti. La cantante ha rivelato recentemente che, vista la differenza d'età tra di loro, all'inizio era poco convinta di iniziare una relazione. Aveva paura che lui poi l'avrebbe lasciata per una donna più giovane. Tra i due ci sono 8 anni di differenza. Eppure non è successo e i due sono anche genitori di N Foglio di nome Samuel. Ci sono però dei momenti di crisi, come capita a tutte le coppie più o meno longeve, il loro rimedio per superarle sempre alla grande. Giorgia ed Emanuel, lo, il rimedio anticrisi, lasciarsi per poi tornare. Il settimanale Nuovo ha raccolto in esclusiva una serie di dichiarazioni di Giorgia ed Emanuel Lo. Hanno parlato di come la loro storia dura da tutto questo tempo e da come siano entrambi la metà perfetta di una bellissima mela. La maternità ha fatto molto bene a Giorgia, che ha ammesso di riuscire a dedicarsi al suo mestiere soprattutto perché Emanuel è un papà sempre attento e presente, che l'aiuta alla grande in questo senso e in tutte le attività quotidiane. Come capita in tutti i legami, soprattutto quelli che durano da tanto tempo, ci sono state e ci sono periodicamente delle crisi che sorgono per via di svariati motivi. Nulla di grave certo, ma i due hanno ormai rodato da anni un rimedio per uscirne integri e senza che la loro unione si spezzi generando delle conseguenze irreparabili. Serve separarsi, stare lontani e addirittura lasciarsi. L'amore non è mai andato via. Questo ci hanno tenuto a specificarlo, ma è stato importante prendere questa decisione onde evitare che, stando insieme sotto lo stesso tetto in una situazione non proprio felice e tanta tensione, li avrebbe allontanati ancora di più e questo non avrebbe giovato neanche al benessere del figlio. Inoltre in questo modo, la mancanza si fa sentire maggiormente e quindi la voglia di rivedersi e recuperare il tempo perso diventa ancora più forte e presente.